Come in tutta Italia, anche in Granda mancano alcuni farmaci, appello al buon senso nell'acquisto. In Piemonte i contagi Covid scendono, sesta settimana consecutiva di calo. La Guardia di Finanza oscura 59 siti web e 138 annunci per la vendita di prodotti da fumo. A pochi giorni dalla scomparsa di Benedetto XVI, il ricordo e la riflessione di Monsignor Del Bosco. Ben ritrovati, cari telespettatori, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telegranda. Apriamo l'edizione di questa sera del telegiornale della nostra emittente con la cronaca che ci porta in Alta Valle Stura, precisamente nel territorio di Pietraporzio, dove nella mattinata di oggi si è verificato un incidente stradale. Un'auto è precipitata nello Stura mentre stava percorrendo in un punto particolarmente stretto le curve di località Barricate. Fortunatamente il conducente ha riportato soltanto delle lievi ferite ed è riuscito a chiamare i soccorsi. È giunto l'elisoccorso, ovviamente come sempre in questi casi, con il personale sanitario e i vigili del fuoco del comando di Cuneo, che come vedete da queste foto si sono calate nel dirupo per una profondità, pensate, di 60 metri. Il mezzo è stato recuperato con un autogru. Ed ora voltiamo pagina, parliamo di sanità e vediamo quella che è la situazione dei contagi Covid sul nostro territorio, una curva che fortunatamente sembrerebbe continuare a calare. Ascoltiamo i dettagli. In Piemonte la curva dei contagi Covid presenta un andamento decrescente rispetto al periodo precedente e così siamo alla sesta settimana consecutiva di calo. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 5,8%, quella dei posti letto in terapia intensiva è all'1,4%, mentre la positività dei tamponi si attesta al 3,6%, tutti dati in calo rispetto a 7 giorni fa. Anche per questa settimana la nostra regione registra dati migliori rispetto a quelli nazionali. In Piemonte nel periodo dal 6 gennaio al 12 gennaio i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 387, considerando la suddivisione per provincia, la Granda ne ha contati 33. In totale, su base piemontese, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 2706. L'incidenza regionale, ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi Covid per 100.000 abitanti, è stata di 63,6 con un andamento calante, meno 48%, rispetto ai 122,2 dei 7 giorni precedenti. Per quanto riguarda le vaccinazioni, tra venerdì 6 e giovedì 12 gennaio sono state vaccinate 17.019 persone, 44 hanno ricevuto la prima dose, 105 la seconda, 346 la terza, 8.551 la quarta e 7.973 la quinta. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate nella nostra regione oltre 10.786.000 dosi. E a proposito sempre dell'ambito sanitario, nel corso dell'edizione odierna del nostro telegiornale ci occuperemo anche di un fenomeno che con ogni probabilità alcuni di voi avranno già toccato con mano, quello della carenza di alcuni farmaci nelle farmacie anche del nostro territorio. Telegrande, andate in una farmacia di Cuneo per vedere che cosa vi sia all'origine di questa situazione. Ora i nostri tecnici stanno ultimando il montaggio del servizio e ve lo proporremo nel corso del nostro notiziario. Proseguiamo per ora con la cronaca, perché l'ufficio della Polizia Locale di Verzuolo ha redatto quello che è un resoconto delle attività che sono state svolte nel corso del 2022. Il numero più importante riguarda le denunce di ospitalità presentate dai cittadini stranieri. L'ufficio ne ha registrate e gestite ben 595 nell'anno appena conclusosi. Elevato anche il numero degli accertamenti che sono stati eseguiti per appurare la residenza effettiva nel comune di Verzuolo, in questo caso la cifra è di 387. Sempre dal municipio di Verzuolo fanno sapere, tra i dati salienti, che sono state accertate anche 7 violazioni in materia di rifiuti. E proseguiamo con la cronaca e parliamo di un'attività della Guardia di Finanza svolta sia a livello nazionale ma che si riverbera e ha delle conseguenze anche per i cittadini della Granda. Sono stati oscurati dalle fiamme gialle 59 siti web e 138 annunci per la vendita illecita di prodotti da fumo.
Il nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, unità delle Fiamme Gialle specializzata nelle investigazioni tecnologiche, ha individuato 59 siti e 138 annunci web che proponevano illecitamente l'acquisto di tabacco, sigari, sigarette e liquidi da inalazione per sigarette elettroniche, oltre a cartine e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette. In Italia, infatti, vige il divieto di vendita online di prodotti da fumo assimilati ad accessori che possono essere commercializzati solo dalle rivendite autorizzate. Questo anche per assicurare il rispetto degli standard di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, ovviamente, cunesi compresi, considerato che la distribuzione attraverso i canali non ufficiali presenta molti rischi per gli acquirenti. I responsabili delle condotte illecite verranno ora colpiti con sanzioni fino a 10.000 euro. Dopo il monitoraggio, il nucleo speciale ha notificato specifici ordini di inibizione richiesti all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Stato, grazie ai quali, come detto, sono state rimosse le risorse web illegali presenti su note piattaforme online ospitanti gli annunci. Annunci, peraltro, in violazione dell'obbligo di verifica dell'età degli acquirenti, che vieta la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco ai minori di 18 anni. Andiamo a Savigliano per tornare ad occuparci della piscina comunale chiusa, come ricorderete, ormai da alcune settimane per dei problemi alla struttura. La notizia di oggi è che il Comune affiderà uno studio specializzato alla ricerca di soluzioni transitorie. Come fanno sapere dal municipio, dopo un confronto tecnico che si è tenuto proprio oggi sulla situazione attuale della piscina comunale, l'amministrazione ritiene utile affidare a uno studio specializzato l'incarico di esplorare se ci possano essere delle soluzioni per la fase transitoria che possano mettere in sicurezza l'impianto coperto, ovviamente eliminando le criticità che sono emerse nel corso di una perizia che è stata eseguita nel corso di queste settimane. Parliamo di politica e vi proponiamo un'intervista al consigliere comunale di Cuneo, Giancarlo Boselli, che parla dei propri obiettivi all'orizzonte e starebbe pensando alla regione. L'abbiamo intervistato. Giancarlo Boselli ha giocato in anticipo per le comunali e adesso già gioca in anticipo per le regionali? Sì, diciamo che non abbiamo nascosto alle domande di molti organi di stampa il fatto che probabilmente saremo in campo con la lista degli indipendenti nella competizione regionale. Abbiamo sottolineato che per noi questo sarà un periodo di verifica della nostra presenza in tutti i capoluoghi di provincia che sta crescendo. Il marchio è sicuramente attraente e le interlocuzioni che abbiamo avuto già nella fase di elezione del presidente della provincia lo hanno dimostrato. In questa fase naturalmente saremo aperti al confronto con tutti gli schieramenti in campo e i candidati, che per la verità non sappiamo ancora bene quali saranno, ma a tutti diciamo che noi partiamo per correre da soli e quindi il confronto deve avvenire su quelle che noi riteniamo le nostre priorità programmatiche. Tu potresti chiedere quali sono, l'elenco sarebbe lungo. Diciamone una. No, sottolineo questo che è anche un po' più pepato. Cuneo non ha parlamentari, Cuneo non ha consiglieri regionali, Cuneo non ha assessori regionali, Cuneo non ha il presidente della provincia. Evidentemente si spiega perché Cuneo fatica in tutti i settori ad ottenere non nulla di straordinario, ma quello che come capoluogo di provincia gli spetta. Ci sono poi alcuni parlamentari che sono della provincia, ci mancherebbe e si danno a fare, però se guardiamo in un raffronto con le altre province importanti non c'è quasi nessun capoluogo di provincia che è escluso così fortemente da tutti i luoghi che contano della politica. E quindi tu vedi Cuneo come un capoluogo sottotono? Eh sì, questo noi non l'abbiamo mai nascosto, ma immagina la questione che riprenderemo il prossimo mese dell'ospedale. Cioè, dopo 3 anni e mezzo di discussioni e
con le ipotesi più svariate sulle quali la Regione ha svolazzato e continua a svolazzare, non c'è ancora un atto giuridico concreto. Non le ipotesi, ma un atto giuridico concreto non c'è. La Regione è gestita dal centrodestra, ma il comune capoluogo è gestito dal centrosinistra. Quindi se uno dei due si sente insoddisfatto dovrebbe interloquire con l'altro. Ci sembra invece che ci sia un silenzio che non va bene. Ed ora torniamo sulla notizia che vi abbiamo annunciato in apertura, quella di carattere sanitario, ovvero la carenza di farmaci in alcune farmacie anche del nostro territorio. Telegrande è andata in una farmacia di Cuneo, la Bottasso, per capire quale sia la situazione. Ascoltiamo. Fa discutere in questo periodo una mancanza, una carenza di farmaci. Innanzitutto a che cosa è dovuto questo fenomeno? Innanzitutto bisogna fare una distinzione tra farmaci carenti, mancanti o farmaci indisponibili. Farmaci indisponibili sono i farmaci che di fatto vengono ancora prodotti dalla ditta produttrice, ma è un problema della filiera distributiva, quindi è un problema dei grossisti che per vari motivi non riescono a distribuirli, però il farmaco è comunque prodotto regolarmente dall'azienda. I farmaci carenti o mancanti, che è quello di cui si parla in questi giorni, sono invece farmaci che non sono presenti, non vengono prodotti e distribuiti, non vengono prodotti dall'azienda produttrice su tutto il territorio per problemi diversi, o per fattori produttivi, o perché c'è stata un'inaspettata eccessiva richiesta a causa patologia e quindi non riescono con la loro produzione a coprire tutte le esigenze. Quali sono le tipologie di farmaci che al momento mancano anche sul nostro territorio? Mancano alcuni antinfiammatori, mancano dei fluidificanti, sia in sciroppo sia abbastanza in tutte le forme farmaceutiche, mancano alcuni antibiotici, ne stanno mancando un po'. Per quello che ne sapete, è un problema che si possa risolvere all'orizzonte breve oppure no? Noi quello non lo possiamo sapere, nel senso che appunto essendo un problema produttivo bisogna un attimino capire come si organizzano le aziende produttrici e quindi sulle tempistiche noi non possiamo fare previsioni. Quello che possiamo dire ai clienti, ai cittadini, è di non farsi condizionare da questo discorso e quindi di non fare scorte laddove non sia necessario, perché se appunto già questo può aiutare a ridurre la carenza di farmaci e far sì che effettivamente chi ne ha bisogno possa ancora accedere al prodotto. Certo, un invito dunque non a lasciarsi condizionare dalla psicosi, ma usare il buon senso. Esatto, usare il buon senso ed effettivamente acquistare ciò di cui si ha effettivamente bisogno e non fare scorte nel timore poi di rimanere senza. Restiamo a Cuneo. A partire dal 23 di gennaio il Duomo chiuderà per 2 mesi per lavori di restauro e ristrutturazione degli interni. Verranno effettuati ammodernamenti all'impianto elettrico e sarà anche effettuato un lavoro di restauro alle volte della cattedrale. La riapertura è prevista l'8 aprile in previsione della Pasqua. Le messe, come fanno sapere dalla diocesi di Cuneo, saranno celebrate regolarmente tra Santa Maria e Sant'Ambrogio, 2 chiese proprio del centro cittadino. E a proposito di fede, a proposito di religione, scomparso da pochi giorni Benedetto XVI, noi abbiamo chiesto a Monsignor Del Bosco, vescovo di Cuneo e di Fossano, quale sia l'eredità di Ratzinger per la Chiesa e per la società. Vediamo cosa ci ha risposto. Monsignore, è mancato da poco Benedetto XVI, qual è l'eredità del Papa Emerito per la Chiesa? Ma certamente Papa Benedetto ha avuto un pontificato non lunghissimo che succedeva a un grande santo, San Giovanni Paolo II. Lui ha voluto traghettare la Chiesa cercando di porre una grande attenzione a tutti, a coloro che erano più intransigenti e a coloro che erano un po' più aperti. Ci lascia l'eredità certamente di un grande teologo e di un grande catechista che ha voluto così cercare di riflettere soprattutto sul tema fede e ragione, e su questo ha speso tante forze. Ci ha lasciato anche innumerevoli scritti nella sua riflessione teologica. Per noi è certamente un punto di riferimento. Ecco, lo abbiamo visto anche dalla risposta della gente, era comunque amato anche sul nostro territorio. Avete celebrato anche delle messe in suffragio a Cuneo e a Fossano.
Ma io ho avuto la fortuna il 5 di gennaio di essere in Piazza San Pietro e ho visto proprio un grande clima di preghiera e di riflessione. Io ero nella parte finale della piazza, no? Ma è importante notare anche questi aspetti. Lo abbiamo anche ricordato qui a Cuneo e a Fossano in una celebrazione eucaristica, e lo abbiamo fatto unendo anche il ricordo della Sua Eminenza il Cardinal Poletto, che per 10 anni è stato pastore della chiesa di Fossano. Ed ora una notizia di servizio: AGDA comunica che effettuerà il servizio di lettura dei misuratori per i consumi di acqua potabile in alcuni comuni della nostra provincia, tra i quali Beinette, Borgo, Boves, Caramagna, Centrallo, Dronero, Magliano Alpi, Monterosso Grana, Ormea, Rocca De Baldi e ancora Rossana, Sanfrè, Sanfront, Valgrana, Valmala, Vignolo e Villar San Costanzo. Il periodo è quello dal 16 al 20 di gennaio. Il personale della ditta MBS Group, che esegue le letture per conto di ACDA, è dotato di tesserino di riconoscimento. Un'informazione questa importante per la sicurezza contro eventuali malintenzionati. Voltiamo pagina, torniamo a Cuneo e notizia, ve l'abbiamo detto nelle precedenti edizioni del TG, che notizia di questi giorni, che la grande fiera d'estate dopo 45 anni di vita in qualche modo cesserà di esistere, non verrà più fatta né a Savigliano, dove si era trasferita negli ultimi anni, né altrove. Telegrande è andata a chiedere ai cunesi che cosa pensino di questa mancanza, ascoltiamoli. È notizia di queste ore che la grande fiera d'estate, che si era spostata a Savigliano, non si terrà più. Cosa ne pensa? Non l'ho saputo e non l'ho letto. Quella commerciale che facevano a Savigliano era una bella manifestazione, una bella fiera. L'ho letto e le dico cosa ho pensato. Che tutte le manifestazioni a Cuneo durano pochi anni. Ma è male perché attirava tanta gente oltretutto. E dispiace anche per quelli che facevano le esposizioni. E penso che era bella per Cuneo. E poi è diventata brutta quando hanno portato a Savigliano. Adesso è sparita del tutto e voilà, era una cosa bella. Però mi dispiace perché la provincia perde sempre più cose. Anche c'era la tira del formaggio una volta, che era una cosa stupenda. E non so come mai questo, bisogna vedere la politica di Cuneo. Perde sempre più commercio, cose importanti. Mi dispiace. No, fanno più, sbagliano tutto. Ma tanto diciamo che secondo me, essendosi già spostata fuori Cuneo, sinceramente mi interessava poco. Quindi siccome io sono molto territorialista, mi avrebbe fatto piacere riportarla a Cuneo, come tante altre attività che adesso secondo me mancano. Sono cambiati i tempi, è cambiato il commercio? Ah, quello non lo so dire, perché io ormai sono un po' tagliato fuori. Di solito lei ci andava alla grande fiera d'estate? Sì, andavo perché conoscevo gli espositori e poi era una curiosità, uno passava 2 ore. Di solito ci andava sempre? Sì, ci andavo, sì. Ogni tanto ci andavo. Gli anni passati la frequentava, c'era andato? Da Cuneo sì, da quando l'hanno spostata fuori Cuneo non sono più andato. Quando era qua ci stavo sempre, dico di essere sincero, andavo mai a Ronchi perché purtroppo bisognava prendere la macchina, andare giù, una cosa e l'altra. Poi negli ultimi tempi si era trasferita a Savigliano? Savigliano io non vado perché non ho mai voglia di guidare. No, io non sono più andata perché ho avuto problemi e non sono andata. Non riguardando proprio in specifico Cuneo, diciamo che mi interessa poco, mettiamola così. Mi dispiace molto, se non la fanno più. Se l'avessero tolta di là per riportarla qua mi avrebbe fatto piacere. Siccome era stata fatta qua a Cuneo, continui a farla qua a Cuneo, perché è una cosa secondo me di Cuneo che porta anche gente, porta turismo, porta tanta gente. Mi dispiace che non è più fatta, non l'hanno più fatta e boh, è pazienza. Ci spostiamo a Costigliole, dove il sindaco Fabrizio Nasi e 2 assessori hanno partecipato ai festeggiamenti per i 100 anni di Marta Rinaudo. Tra le altre cose, madre di Mario, ex consigliere comunale nella passata legislatura. Ospite della casa di riposo l'Orchidea di Costigliole, la signora Marta, che vedete in queste foto, ha dimostrato nel tempo di essere una donna dalla fibra forte, di grande spirito e lucidità. Negli ultimi anni ha superato la perdita di 2 figli a cui era molto legata, restando un punto di riferimento per tutta la sua famiglia.
Alla domanda sul segreto di questa longevità, lei di risposte ne suggerisce due. Il segreto, dice, è quello di lavorare duramente tutta la vita, e poi afferma ancora sorridendo: evidentemente qualcuno da lassù si è dimenticato di me. Allora anche la telegrande agli auguri alla signora Marta per questo traguardo. Parliamo ora di eventi, due date nella città degli Acaia da segnare sul calendario, quella di sabato 28 gennaio e poi di sabato 18 febbraio. Che cosa torna? Il carnevale fossanese dopo lo stop del Covid. Siamo andati alla presentazione. Sindaco Tallone, torna il carnevale fossanese, un ricco menù di appuntamenti. Che cosa devono aspettarsi? Fossanesi, ma non solo. Sì, abbiamo anche tantissime novità. Beh, parto subito con dire che dal 2020 purtroppo abbiamo dovuto interrompere tutto, 21-22 sappiamo benissimo, a causa lockdown non si poteva organizzare nulla per evitare proprio gli assembramenti. Quest'anno le novità grandi sono due. Avremo l'apertura della sfilata con sbandieratori e musici dei Principi d'Acaia, seguiti dai figuranti del Palio, che a sua volta il Palio vero e proprio sarà portato dal Borgo che ha vinto nel 2022. Abbiamo un percorso di 1700 metri, quindi un ampio percorso, gente ce ne sta sicuramente, 65 volontari tra protezione civile e altri gruppi di volontari ci daranno una mano come logistica, quindi seguire il percorso che non succeda nulla, una ventina di addetti antincendio, oltre a 10 steward. Un grazie particolare lo voglio fare anche alle forze dell'ordine che ovviamente seguiranno tutta la logistica attorno a questo carnevale. Un grazie particolare agli uffici che ci stanno dando una grossissima mano per organizzarla. Ovviamente agli sponsor, a partire dalla Cassa di Risparmio di Fossano, alla Fondazione, quindi Cassa di Risparmio, alla TL, alla Provincia, alla Regione, quindi diciamo che facciamo squadra, quindi io penso che sarà un buon carnevale. Inoltre, questo è il 28 di gennaio, inoltre il 18 di febbraio avremo la cena organizzata appunto dalla nostra Proloco, la Proloco Fossano, presso il Palazzetto dello Sport, quindi martedì, mercoledì e giovedì di tutte le settimane. Di qua al 28 si potrà prenotare presso la sede della Proloco, che è nel castello appunto degli Acaia. Ovviamente ci sarà mangiare, ci sarà musica, ci saranno i giochi per i bambini, il palazzetto è grande, quindi di persone ce ne stanno, si mangerà prodotti locali, quindi diciamo che è tutto ben organizzato. E con il Carnevale Fossanese si chiude l'edizione di stasera del nostro telegiornale. A voi come sempre un grazie per aver scelto la nostra informazione, l'appuntamento a più tardi con le prossime edizioni dei nostri TG. Arrivederci e buon fine settimana.